Siamo a Piazza Martiri a Teramo, in pieno centro storico, per questa nuova iniziativa di Maico con il patrocinio del Ministero della Salute, col dottor Marco Monti, che ci spiegherà un po' l'utilità di questa sorta di visita che tanti stanno facendo qui a Teramo per una patologia che spesso e volentieri viene sottovalutata, ma che invece è qui tutti i giorni, purtroppo non solo in Abruzzo ovviamente, ma tanta gente soffre appunto di questo problema. Di queste patologie. Sì, buongiorno innanzitutto, noi siamo qui in piazza per la 12ª edizione di Nonno Ascoltami, cerchiamo di fare prevenzione e soprattutto cerchiamo di spiegare insomma alle persone di quanto può essere importante il problema uditivo. È una manifestazione che raccoglie anche il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e diciamo che è arrivata ad essere piuttosto importante e noi ce la mettiamo tutta per far capire e per spiegare qual è il problema e per poterlo poi risolvere. Dottore, i primi sintomi, perché ovviamente è difficile anche percepire quando c'è il bisogno di recarsi in determinati luoghi per effettuare una visita, quali sono? Qual è il primo segnale negativo per poi correre appunto a sottoporsi ad una visita come quella uditiva? Beh, allora guardi, mediamente noi, la nostra clientela è una clientela piuttosto, diciamo, in età piuttosto avanzata, cioè diciamo che dai 50, dai 60 in poi si può avere problema uditivo. Poi i casi, le concause sono diverse, può essere un problema anche insomma, lavorativo, un problema patologico che ha fatto scaturire questo problema uditivo. E quindi facendo un semplice controllo, una semplice valutazione dell'udito residuo, riusciamo a capire se il soggetto il paziente ha delle problematiche, per cui insomma, si consiglia qualche soluzione, perché nella maggior parte dei casi purtroppo non si riesce a migliorare il problema attraverso le medicine oppure attraverso operazioni. Dottore, statisticamente in Italia come siamo messi? Perché la vedo perplessa di fronte a questa domanda. Perché insomma il problema dell'udito coinvolge tantissime persone, si parla di milioni di persone che hanno il problema dell'udito. Però ecco, come stavamo dicendo prima, non tutti quanti si accorgono da subito di avere il problema e quindi molte volte bisogna anche stimolare le persone per poter far capire il problema che hanno, e per questo queste iniziative come Nonno Ascoltami benvengano, perché riescono a stimolare e a far capire alle persone che possono avere un problema. Anche per questa patologia la prevenzione è fondamentale, no? Lo avete scritto nei vostri banner e quindi la prima indicazione è proprio questa. A proposito di prevenzione, il primo consiglio che le viene in mente da dare ai nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo qual è? È proprio quello di quando si accorgono che incomincia a esserci qualcosa che non va, nel senso di riuscire a non capire bene le parole, perché una cosa è sentire, una cosa è capire. Quando ci si inizia ad accorgere che c'è difficoltà di percezione, allora quello è il campanello di allarme per poter andare a fare un controllo dell'udito per capire se ci sono poi dei problemi. Dottore, l'ultima, una mia curiosità personalissima, la pandemia ci ha costretti a rimanere a casa e abbiamo utilizzato tantissimo i molteplici dispositivi che la tecnologia ci mette in mano. Come siamo messi in rapporto appunto
a queste apparecchiature, possono rovinare ancora di più quella che è la nostra capacità uditiva? Beh, assolutamente no, le apparecchiature acustiche sono dei dispositivi... Vanno gestite però in un certo modo. Assolutamente, sono dei dispositivi audiomedicali da non confondere con gli amplificatori acustici, quelli sì che possono creare e portare dei problemi. Sì, effettivamente la pandemia ha accentuato un pochettino i problemi, infatti molte persone si sono resi conto, chiusi in casa, che il problema c'era e quindi volevano risolverlo in qualche maniera. E quindi c'è stato anche un boom, se possiamo così dire, riguardo le apparecchiature, perché molte persone si sono rese conto che con il televisore c'erano problemi e quindi potevano risolvere con le protesi acustiche, che oggi come oggi sono tecnologicamente avanzate, quindi sono delle apparecchiature wifi, bluetooth connettive, quindi diciamo che funzionano bene rispetto a tanti anni addietro. Perfetto, allora noi ringraziamo il dottor Monti che ci ha spiegato un po' tecnicamente quella che è l'iniziativa Nonno Ascoltami. Grazie dottore, noi rimaniamo qui a Piazza Martiri perché tra poco entreremo dentro il gazebo appunto di Maico per chiedere a livello tecnico come funziona questo test, cosa si fa per valutare appunto l'udito del paziente e quelli che sono anche i correttivi per migliorare il tutto. Seguiteci. Sempre qui a Piazza Martiri per questa giornata Nonno Ascoltami a Teramo, in pieno centro storico. Siamo con Valerio Potere, tecnico audioprotesista, che ci spiegherà un po' in cosa consiste questo esame. Tante persone sono venute un po' timorose all'inizio, però poi avete messo a loro agio appunto questi pazienti che con tanta curiosità hanno voluto provare il proprio udito. Come funziona questo esame? Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto siamo contenti di stare in questa giornata di screening. È uno screening perché il controllo dell'udito si svolge attraverso apparecchiature professionali, quello che facciamo è un esame tonale, quindi cerchiamo di controllare la minima capacità uditiva delle persone. Ovviamente si fa a campo aperto, a campo libero, quindi all'interno diciamo dei rumori di fondo di piazza, per cui se vi è qualche criticità quello che facciamo noi tecnici è di indirizzare il paziente verso un controllo più approfondito con uno specialista, con una struttura più specializzata. Prima dell'esame audiometrico quello che facciamo è facciamo un esame otoscopico, quindi verifichiamo se all'interno del canale uditivo vi è una ostruzione data la tappa di cerume oppure problemi di altro genere. I primi sintomi, prima l'ho detto anche al dottor Monti, quali sono? Quando accendere la spia, il campanellino d'allarme, qual è? Ma allora, accendere la spia sicuramente quando la televisione, l'ascolto della televisione diventa un po' più difficoltoso, quando all'interno della famiglia i familiari si iniziano a lamentare con la persona, quando ci si sente esclusi, quindi con tante persone, la presenza di più persone si tende a fare un passo indietro ed escludersi dalla conversazione perché non si sente bene, non si comprende bene la conversazione. Quindi subito attivarsi, anche perché campeggia proprio sul vostro gazebo un messaggio in cui c'è scritto occhio perché l'udito perso non si recupera. Una patologia medio grave, possiamo dire, che coinvolge tante persone, ma la percezione appunto di questa patologia com'è, alta o è bassa in Abruzzo in particolare? Beh, allora negli ultimi anni fondamentalmente con queste giornate di screening, grazie anche a Nonno Ascoltami, le persone si sono sempre più avvicinate ai controlli dell'udito. È fondamentale quello che diciamo sempre, fare prevenzione perché prima si affronta il problema e meglio è, come in qualsiasi altro caso. La fascia d'età riguarda solamente quella un po' più avanzata oppure lei con la sua esperienza ha notato che anche in giovane età ci sono questi problemi? Ovviamente oggi anche in giovane età ci sono dei problemi, l'utilizzo
di cuffie, di auricolari, l'inquinamento acustico, anche l'allungamento dell'età media. Questo porta delle patologie dell'udito che sono sempre più frequenti all'interno della popolazione, sia nelle persone con la fascia di età maggiore di 60 anni, sia da meno di 60 anni. L'utilizzo dei bastoncini è sconsigliato? L'utilizzo dei bastoncini è consigliato solo per la parte esterna del padiglione auricolare. Quindi ci vuole anche un po', dobbiamo far passare anche questo messaggio, perché c'è sempre questa eterna lotta tra chi dice che invece sono utili e chi invece, come lei, e io credo a lei, afferma che bisogna utilizzarli solo nella parte esterna. La risposta dei pazienti soddisfatti dopo questo esame, escono più tranquillizzati oppure secondo lei c'è bisogno ulteriormente di un altro esame? C'è sempre bisogno di un altro esame, lo ricordiamo, oggi Maico, noi siamo presenti come Maico, come partner tecnico, quindi quello che diciamo al paziente è: questo è un test, uno screening dell'udito, se c'è qualche criticità fai un approfondimento presso una struttura specializzata.